Rieccoci su Sicilia 24, ben ritrovati. Nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Marzamemi. Controlli di NAS e NIL sono state elevate sanzioni per diverse migliaia di euro. Nel weekend appena trascorso, personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa, con il supporto dell'Arma Territoriale, hanno effettuato dei controlli presso alcune attività di ristorazione, bar e gelaterie della nota località turistica della frazione di Marzamemi del comune di Pachino, al fine di prevenire frodi alimentari e commerciali e violazioni in materia di lavoro. Nel corso dell'ispezione, i militari del NAS hanno elevato nei confronti dei titolari di 2 gelaterie e 3 ristoranti 6 violazioni amministrative per un importo di oltre 7.000 euro, con proposte di provvedimenti amministrativi alle competenti autorità sanitarie. Le violazioni accertate riguardano le scarse condizioni igienico-sanitarie, la mancata redazione del manuale di autocontrollo aziendale, l'omessa notifica per variazione della registrazione sanitaria e la mancata esposizione delle informazioni relative agli ingredienti. Personale del NIL, anch'esso impegnato in analoghi controlli nella medesima località, ha individuato nel corso dell'attività di ispezione effettuata 2 lavoratori privi di contratto di assunzione, procedendo altresì a denunciare in stato di libertà 2 titolari delle attività ispezionate per aver installato sistemi di videosorveglianza non autorizzati. L'attività ha portato complessivamente a sanzioni per quasi 11.000 euro. Ancora cronaca, ci spostiamo virtualmente a Palermo. Aggressione e minacce all'ospedale civico di Palermo ai danni dei tecnici del reparto di radiologia. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio quando i parenti di un paziente deceduto si sono scagliati contro il personale con gravi minacce del tipo «così come è morto lui, ora dovete morire anche voi», personale che è stato strattonato e colpito da diversi energumeni fuori controllo. Un medico è stato preso per il collo, un tecnico è stato colpito in un occhio, un altro è stato strattonato violentemente per costringerlo ad aprire la porta dell'adiacente sala operativa. Alla direzione generale è stata inviata un'accurata relazione per sporgere denuncia. Il servizio di sorveglianza pare non essere intervenuto in radiologia, nonostante le richieste di aiuto inoltrate, e sembrerebbe che queste scene si siano ripetute anche nelle adiacenze del pronto soccorso e del padiglione 4. Ed ora una buona notizia da Giardini Naxos, siamo quindi nel messinese. Dopo gli accertamenti del laboratorio di sanità pubblica di Messina effettuati il 19 agosto, che hanno registrato parametri entro la norma delle acque, e a seguito degli interventi del comune, il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha revocato la sua precedente ordinanza dell'8 agosto scorso, che aveva imposto il divieto temporaneo di balneazione in 3 punti della costa giardinese. Il divieto era entrato in vigore in zone frequentate dai bagnanti, alla foce del torrente San Giovanni, alla foce del torrente Santa Venera e allo sbocco del canale Recanati. Adesso, stando all'ordinanza, tali punti non presentano più criticità. Ed ora invece una notizia da Marsala: 2 persone, un uomo e una donna, sono state denunciate per furto di generi alimentari e indumenti. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marsala hanno denunciato per il reato di furto aggravato una 43enne marsalese la quale avrebbe sottratto generi alimentari da un supermercato. La donna, già protagonista di analoghi episodi presso la medesima attività commerciale, a seguito di segnalazione da parte del personale dipendente del supermarket, è stata tempestivamente raggiunta dai militari e trovata in possesso di generi alimentari e altri beni occultati all'interno di una borsa e di uno zainetto. A seguito della denuncia, la merce è stata restituita all'avente diritto. Nei giorni precedenti altre denunce sono pervenute presso il comando compagnia di Marsala di furti di abbigliamento presso altre attività commerciali. Analizzati gli impianti di videosorveglianza, secondo i carabinieri, la donna avrebbe agito unitamente a un altro soggetto, anche lui denunciato per il reato di furto di capi di abbigliamento. Gli accertamenti dei carabinieri hanno trovato riscontro a seguito di una perquisizione domiciliare a casa del pregiudicato marsalese, conosciuto per reati analoghi.
All'esito della stessa sono stati recuperati dai militari gli indumenti oggetto di furto, che sono stati prontamente restituiti all'avente diritto. Furto, o meglio, tentato furto a Catania. Con questa accusa un 37enne è stato beccato e denunciato. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato un 37enne catanese gravemente indiziato di tentato furto aggravato. Nella nottata, intorno alle 3:30, l'operatore del 112 aveva ricevuto la telefonata di un anonimo interlocutore che segnalava un furto, in quel momento ancora in atto, all'interno dei garage di una palazzina situata in via Martiri di Cefalonia. La pattuglia, pertanto, giunta quasi subito sul posto, ha notato il 37enne che stava allontanandosi in tutta fretta dal condominio, probabilmente dopo aver visto in lontananza l'arrivo dei carabinieri. In effetti, dopo un immediato sopralluogo, i militari hanno constatato che la sala cinesca di uno dei garage condominiali era aperta e che proprio all'interno di quel box era stata installata una videocamera di sorveglianza. I carabinieri, quindi, dopo aver avvisato il proprietario dell'immobile, hanno avuto accesso al video procedendo all'estrapolazione dei filmati e alla disamina delle immagini che in effetti hanno loro consentito di constatare che proprio il 37enne, dopo aver manomesso il motore elettrico della sala cinesca, era penetrato all'interno del garage per effettuare un furto, salvo poi recedere dai propri piani a causa dell'inaspettato arrivo dei militari. I carabinieri stanno indagando su una presunta aggressione avvenuta la notte scorsa a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano. Una tredicenne, infatti, sarebbe stata aggredita da un giovane, il quale avrebbe provato ad allontanare la ragazzina dal suo gruppo di amici, fortunatamente senza riuscirci. La tredicenne è stata portata all'ospedale Guzzardi di Vittoria con i carabinieri che, come detto, stanno cercando di fare luce sulla vicenda. Ed ora invece ci spostiamo nel Siracusano, per la precisione a Floridia, dove i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore. I carabinieri della tenenza di Floridia, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un quarantenne noto pregiudicato del luogo con numerosi precedenti per spaccio. Il soggetto è stato sorpreso dalla pattuglia mentre spacciava per strada. Alla vista dei militari, il pusher ha cercato di disfarsi delle dosi e fuggire, ma è stato subito bloccato e arrestato. In totale sono state recuperate e sequestrate 101 mini dosi di cocaina per un peso complessivo di 25 grammi divisi nell'ormai tristemente noto quartino, per poterla rendere acquistabile da tutti, anche da chi non ha molta disponibilità economica. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Cavadonna. Tragico incidente stradale a Caltanissetta. La vittima è Giuseppe Cimino, ex assessore della giunta nissena guidata dal sindaco Messana ed ex presidente del consiglio di amministrazione dell'ATO. È stato investito ieri mattina intorno alle 11 da un'auto in via Paladini a Caltanissetta. Cimino, 73 anni, stava camminando quando è stato travolto da una Smart. Subito erano emerse le gravi condizioni dovute ai traumi riportati nell'incidente. Gli esami eseguiti al pronto soccorso avevano rilevato una vasta emorragia cerebrale e traumi al torace e al bacino. L'uomo è morto poche ore dopo nel reparto di rianimazione. Ed ora parliamo di migranti. Circa 200 tra migranti sono approdati ad Augusta, nel Siracusano. Fanno parte di un gruppo più ampio, circa 600 persone di nazionalità siriana, egiziana e irachena, partite dalla Libia a bordo di un peschereccio e soccorse nel Mar Ionio. Tra i migranti sbarcati, almeno 6 sono stati trasferiti in ospedale per dei controlli, mentre gli altri hanno trascorso la notte in strutture a tenda provvisorie. Coloro che sono rimasti in mare, invece, si trovano a bordo di una nave militare. Ed ora parliamo di calcio. Non è andata benissimo l'esordio del nuovo Catania targato Pelligra. La squadra di mister Ferraro infatti ha perso ai calci di rigore in Coppa Italia contro la San Cataldese ed è stata
quindi eliminata. A fine partita ha parlato ovviamente mister Ferraro, ma anche il centrocampista Francesco Lodi. Sentiamoli. Abbiamo fatto un buon ritmo, una buona gara, abbiamo cercato di girare la palla, però diciamo che dobbiamo essere meno precipitosi e avere più pazienza, soprattutto quando le squadre si chiudono come loro 5 dietro, bisogna fargli prima possibile il gol e poi esce un altro tipo di partita. Però come prima partita, oggi abbiamo fatto 18 giorni di lavoro, sono contento, mi dispiace per il risultato, per non passare il turno, perché il passaggio di turno ci permetteva di fare un'altra settimana di lavoro e facciamo un'altra partita di Coppa Italia, prendiamo più ritmo sicuramente, però sono contento della prestazione e soprattutto della condizione fisica che sta crescendo, questo sicuramente. Sicuramente con la condizione fisica abbiamo più brillantezza, abbiamo più fluidità di manovra in attacco, sicuramente riusciamo a fare meglio. Abbiamo avuto oggi 3-4 palle gol tra calcio d'angolo e un palo preso, credo che quando ci fai gol poi esce un'altra partita, però bisogna avere pazienza e bisogna anche negli ultimi 30 metri fare una giocata individuale, che forse secondo me oggi è quella che ci è mancata. Però sono contento per i ragazzi, per la crescita, perché io alla fine, torno a ripetere, siamo 18 giorni che lavoriamo insieme, è stata la prima partita ufficiale. Sono contento per la condizione fisica, mi dispiace per non passarci del tutto, questo sicuramente. Ma credo che in questo momento abbiamo De Luca fuori, abbiamo Lettieri, abbiamo preso, quando completiamo il parco in attacco abbiamo tutti i calciatori che possono fare un tempo, essere cambiati e dare freschezza in avanti, perché alla fine la vivacità in avanti ci permette a noi di sbloccare il risultato, questo sicuramente. Credo che bisogna crescere dal punto di vista fisico e intesa di squadra, perché adesso siamo 18 giorni insieme, la squadra la stiamo completando settimana dopo settimana. Ci fa bene che il campionato incomincia il 18 settembre, perché alla fine abbiamo un mese di tempo per lavorare insieme e cresciamo come gruppo, come squadra, come mentalità. Credo questo qua sicuramente il Catania quando incomincia il campionato. Troviamo un Catania diverso sulle gambe e sulla testa. Eravamo concentrati, vogliosi di passare il turno. Poi si sa che quando si arriva ai calci di rigore è una lotteria. Siamo arrivati a 10 rigori, mai successo forse. Però la prestazione c'è stata, il primo tempo siamo partiti bene, potevamo trovare il gol, c'è stato il pari, il portiere ha fatto qualche parata importante. Il secondo tempo la lucidità si è fatta sentire, perché non dimentichiamoci che noi siamo partiti 10 giorni dietro agli altri, ma questo non deve essere un alibi. Però ci serve questa partita qua, ci serve da spunto per quello che troveremo ogni domenica. Io già lo sapevo perché l'ho fatto recentemente negli anni scorsi, quindi so che sarà così sicuramente, non ci metteranno il tappeto rosso. Però ho visto una grande voglia, una grande determinazione di tutti, anche chi è subentrato, e questo è importante. Dispiace per il risultato, per i tifosi, però ora ci prepariamo, ci abbiamo tutto il tempo per prepararci per l'esordio del campionato. Sì. Possiamo fare anche a meno di Lodi, ma gli under devono essere fondamentali in questo campionato qui. E quindi sono contento perché sono ragazzi importanti, vogliosi di imparare ogni giorno, sempre sul pezzo. Io non mi meraviglio della loro prestazione, perché l'ho vista nel ritiro e so che si allenano duramente perché sanno che sono in una piazza importante, e oggi l'hanno dimostrato. E volevamo passare il turno, perché poi più giochi più trovi la condizione, perché la partita ti dà condizione di ritmo e di tutto. Però può darsi che questo scappellotto, anche perché è successo ai rigori, perché fondamentalmente loro non hanno mai fatto un tiro in porta, non ci hanno mai inserito, però può darsi che ci serve per le prossime partite per essere più determinati, perché creiamo tante palle gol e bisogna essere lucidi. In questo momento la stanchezza e il caldo non ci fa essere così lucidi. Ed ora ascoltiamo le brevi meteo a cura del centro meteorologico di Piazza Armerina. Benvenute le previsioni meteo curate dal centro meteorologico Piazza Armerina. Sarà un inizio settimana instabile, quasi su tutta la Sicilia, con piogge localizzate anche di forte intensità, con sconfinamento entro sera fin sulle coste. I venti saranno moderati, le temperature saranno in diminuzione, mari mossi. Dal centro meteorologico Piazza Armerina è tutto, una buona giornata. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, non ci sono aggiornamenti, ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia.